Anzitutto lasciate che faccia una domanda a voi tutti che avete seguito le mie traversie da quel giorno tremendo in cui mio marito Seth fu ucciso. Perché? Perché Melanie Evans avrebbe voluto Karen McGuire morta? Per i soldi? Per vendetta? Io non conoscevo quella donna. Alcuni di voi potrebbero pensare a una storia d'amore. Io giuro, sulla Sacra Bibbia, che la mia relazione con Franklin McGuire era strettamente professionale, nonostante il signor McGuire possa aver immaginato il contrario. Mi sono sottoposta a tutti i test possibili per dimostrare che non ho fatto uccidere io la signora McGuire. Ho anche chiesto al tribunale di sottopormi alla macchina della verità e di far sì che il risultato venisse considerato come prova. Ma il pubblico ministero, Skylar Fremont, non li ha tenuti in considerazione. Dove sono i risultati del test della macchina della verità del signor McGuire? No, io dubito fortemente che Frank sarà portato in tribunale. Ho perso fiducia nella giustizia. Per l'ennesima volta io non ho fatto uccidere Karen McGuire. E signori, cercate di capire un'altra cosa. C'è solo una persona in grado di arrivare in fondo a questa sporca faccenda. Proprio lui, Herman Ray. Quell'uomo non si compra. Hai detto bene, tesoro. Di chi è stata l'idea di fingersi un fiorista? Di Melanie. Ha detto, una donna aprirebbe sempre una porta chiusa per dei fiori. Quel giorno quasi decisi di non farlo perché la signora McGuire non era in casa. Ma Melanie mi chiamò dall'ufficio di McGuire e mi disse che la moglie in realtà era a casa. Mi disse che Frank mi avrebbe dato altri 10.000 se avessi agito lo stesso giorno. Non ho altre domande, mister. La corte si aggiorna questo pomeriggio alle 2. Sì, sì, sì.